Un esercito della missionarietà tra i più numerosi del Veneto è quello della diocesi di Vicenza, che vanta un impegno internazionale tra i più longevi del Veneto e certamente uno dei più costruttivi, con oltre 60 preti donati alla causa nell'ultimo secolo di storia. L'ufficio missionario della diocesi di Vicenza può sentirsi orgoglioso di aver creato e cresciuto una realtà di profonda dimensione spirituale, multigenerazionale e soprattutto motivata. Ormai una comunità davvero numerosa, fatta solo in parte da sacerdoti, vissuta invece con entusiasmo anche da tanti laici che dell'esperienza missionaria hanno tratto ispirazione per una testimonianza di vita quotidiana diversa. Allora, il mio coinvolgimento risale a qualche anno fa. Ho fatto una prima esperienza in missione che è durata soltanto un mese e l'ho fatta con Insieme per la Missione, questo percorso di 2 anni organizzato dai padri saveriani. A metà fra il primo e il secondo anno generalmente c'è un periodo in missione, di solito di un mese. E io sono partita con altre 3 ragazze e sono stata in Mozambico. Poi da lì è partito tutto, diciamo, un flusso di incontri, di esperienze, di mondi nuovi che mi si aprivano, che mi hanno portato poi a frequentare un corso di animazione missionaria, a conoscere altri giovani interessati alla missione e a lavorare poi con loro nelle varie parrocchie per fare animazione missionaria. Cos'è cambiato prima e dopo il Mozambico per te? Dopo non si può più fare finta di niente, sostanzialmente. In qualche maniera bisogna testimoniarlo, nel lavoro di tutti i giorni bisogna testimoniarlo. Io personalmente ho cambiato proprio lavoro dopo il Mozambico. Prima lavoravo in una ditta e volevo fare l'insegnante, dopo il Mozambico ho realizzato questo mio sogno, insomma, perché era più adatto a me, sentivo di poter dare di più facendo l'insegnante rispetto a quanto non facessi prima, insomma, nel lavoro precedente. Il percorso inizia da lontano, inizia con un viaggio in Camerun con le suore della Divina Volontà e in visita alle comunità dei Fidei Donum della nostra diocesi. E poi nasce dopo 15 anni in ambito di animazione giovanile, Azione Cattolica e AGESCI, nella passione, diciamo così, per la missione, che voleva concretizzarsi in un percorso formativo, ecco la scuola di animazione missionaria, che era soltanto a Padova, quindi io l'ho frequentata a Padova. E poi, portando questa testimonianza a Don Arrigo, quindi alla commissione missionaria, l'idea della commissione di sposare questo progetto e di metterci assieme a Padova in questa equipe per fare un percorso comune. Con l'ufficio missionario collaborano anche dei giovani che hanno appunto fatto esperienze in missione e poi che hanno cercato di specializzarsi proprio nell'animazione missionaria. Quindi in sostanza, se c'è bisogno di noi per fare un'animazione un po' diversa e che sia un po' più missionaria, noi siamo disponibili. Andrea, che cos'è l'animazione missionaria? È complicata come domanda, ma vediamo di dare una risposta semplice. È sensibilizzare le nostre comunità attraverso l'animazione missionaria a quello spirito, diciamo così, di apertura al mondo. Quindi prendersi cura delle situazioni che entrano nell'ambito missionario non vuol dire semplicemente l'occhio sul mondo inteso come l'attenzione all'Africa, l'attenzione all'Asia, l'attenzione all'America Latina, ma anche alle nostre terre, e quindi una sensibilità rivolta alle persone che stanno, non lo so, il vicino di casa, che i poveri perché hanno delle situazioni di necessità, eccetera. Quindi è una visione a 360 gradi nella completezza. La formazione è indispensabile. La buona volontà può essere la spinta iniziale, ma poi le questioni sono talmente grandi e talmente importanti che la buona volontà non basta. Quindi sicuramente il fondamento, che è la parola, deve essere la base sulla quale si poggia poi la formazione. E poi naturalmente, per saper leggere i segni dei tempi in ambito missionario, è necessario avere dei punti di riferimento.
Al momento attuale sono 45 i laici missionari, a vario titolo collegati all'Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria, presenti in Africa, in America Latina e in Asia, mentre sono 12 preti diocesani che prestano servizio come missionari in America Latina, 6 in Brasile, 1 in Ecuador, 4 in Africa, nel Camerun del Nord ed 1 in Thailandia. Tra di loro spicca certamente la figura di Don Egidio Bisiol, divenuto vescovo della diocesi di Afogado de Ingusaira in Brasile. Penso che l'essere pastore è la stessa cosa in tutte le parti del mondo. L'essere pastore vuol dire cercare di incarnare la presenza di Gesù in mezzo alle persone, diventare segni di Gesù il buon pastore. Ovviamente segni che siano sempre più chiari, leggibili, evidenti, che guardando a noi le persone si sentano accolte come Gesù buon pastore le accoglierebbe, aiutate come Gesù buon pastore le aiuterebbe. E questo è un compito che è uguale per tutti i vescovi, in qualunque parte del mondo si trovano. I modi poi ovviamente saranno diversi a partire dalle diverse situazioni in cui ci troviamo a vivere. Per esempio, io sono un pastore che cammina e corre molto perché la diocesi è molto vasta, però ho dei vantaggi che siamo in 31 preti in diocesi, per cui per esempio questo facilita molto anche i rapporti, i contatti, nonostante le distanze, e riesco abbastanza ancora a stare insieme alla gente, perché anche le nostre diocesi non sono così cariche dal punto di vista di strutture. Alle volte sentiamo anche la mancanza di qualche struttura in più che ci aiuti, ma questo è anche una ricchezza dall'altra parte, perché ci permette un po' di libertà per, direi, gustare la vicinanza con i preti e con le persone e le comunità. La missione è qualcosa che parte da dentro. Io sono figlio, per così dire, spirituale di Don Ottorino Zanon, che è il fondatore della Pia Società San Gaetano, il quale mi ha proprio da ragazzo messo dentro questa anima missionaria, questa voglia di andare a far conoscere e far amare Gesù. Fondamentalmente è questo. Poi le cose cambiano perché ci sono situazioni diverse, in missione qui è distinto da noi, ma quando si mantiene quell'anima lì, poi tutto il resto è come un adattamento, è come inculturarsi, no, nel luogo dove si va. Questo io credo che è il missionario. L'avventura africana della diocesi è invece cominciata da una foresta pluviale del Camerun e da una sfida che sembrava impossibile di un'evangelizzazione da zero del territorio. E, ecco, ho fatto il mio servizio di prete Fidei Donum in Camerun per 13 anni. L'ho cominciata nel 1985 e ho terminato nel 1998. La nostra diocesi di Vicenza ha una discreta esperienza di collaborazione con la Chiesa del Camerun. È iniziata nel 1977, quindi dura da parecchi anni, però ha avuto anche momenti di evoluzione. È passata da una collaborazione con una diocesi, San Mellima, nella foresta, ed è passata nel nord del Camerun, quindi nella zona della savana, e con un'altra diocesi, Maruà, dove attualmente siamo presenti in due missioni, quella di Cere Chakichebe e quella di Lulu, con 4 nostri preti Fidei Donum presenti laggiù. E nel frattempo sono passati circa 20 preti che hanno prestato servizio Fidei Donum in queste realtà del Camerun, e circa 6 laici che hanno collaborato con noi, e in più anche la comunità delle suore della Divina Volontà di Bassano, con una decina di suore. Una vocazione davvero di frontiera, la missione, tanto più rara se si considera che il confine di queste missioni si sta gradualmente spostando da oltreoceano ai giardini di casa nostra, chiedendo a tutti noi una riflessione sullo stile di vita che stiamo proponendo e sulla solidarietà che sappiamo vivere. Io credo che è arrivato il momento
per tutti di rimettersi ad avere in cuore il Signore e avere voglia di annunciarlo. Credo che l'Europa in questo momento ne ha tanto bisogno. Certo, bisogna anche, quando si annuncia Gesù, aver voglia di andare tra i poveri e dare la vita. Ma se uno è chiamato qui, anche in Europa, ci sono tanti disagi, tante necessità, e credo che i missionari, chi va in missione, può aiutare anche l'Europa quando ritorna ad avere in cuore questa voglia di andare ad annunciare Gesù ai poveri in primo luogo, come lui fra l'altro ce l'ha domandato, no? Che i poveri siano i privilegiati nell'annuncio, perché poi sono anche quelli che ci aiutano di più a capire Gesù. La tentazione della chiusura e dell'individualismo è presente dappertutto. Anche nelle nostre zone, nel nord-est del Brasile, sentiamo questo tipo di difficoltà, che è legata a tanti fattori di una cultura che sta diventando la cultura dominante e che cerca di soppiantare la cultura tradizionale, che invece era molto più aperta anche agli altri e solidaria. Cerchiamo di andare avanti sempre con la nostra proposta, la proposta che è la proposta di Gesù, di essere aperti agli altri, di accogliere i valori del Vangelo, di essere attenti anche al servizio nella società, perché tutti possano vivere come figli di Dio, essere rispettati come figli di Dio, avere i loro diritti fondamentali almeno accolti e difesi.